Nulla ha valore se non è preceduto da difficoltà. Con queste parole di Ovidio, il Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, ha inaugurato ufficialmente l'anno accademico 2019-2020 dell'Università degli Studi di Teramo. La cultura è fondamento di democrazia, se non c'è cultura, anche la democrazia vacilla. Quest'università, ha poi concluso Mattarella, può guardare fiduciosa al futuro. Una giornata intensa ed emozionante per l'Ateneo Teramano, che ha visto anche la partecipazione del neo ministro dell'Università e della Ricerca Gaetano Manfredi. Nel suo saluto il ministro ha annunciato fondi in arrivo per quelle università come Teramo che rappresentano il presidio culturale delle zone interne e meno popolate. La cerimonia si è tenuta nell'aula magna Benedetto Croce, padrone di casa e rettore di Nomastro Cola. Un grande onore per l'Università di Teramo. Qual è il messaggio dell'Università di Teramo al Presidente Mattarella? Ma il messaggio è quello di sempre, un messaggio di inclusione, un messaggio di attenzione per le eccellenze, ma di attenzione anche per gli ultimi, di interazione ed integrazione nel territorio che ci ospita, senza dimenticare ovviamente lo sguardo a livello internazionale. Un'università che sta crescendo, un'università che vuole crescere e vuole essere incisiva per il territorio in cui insiste, ma soprattutto per le aree interne della nostra regione, del nostro paese. Tanti saluti ufficiali rivolti al Presidente Mattarella, dalla Presidente del Comitato Unico di Garanzia di Ateneo per le Pari Opportunità alla Presidente del Consiglio degli Studenti, dalla vincitrice del premio Giulio Regeni ad un laureato dell'Ateneo. A concludere gli interventi il Rettore Emerito Luciano D'Amico, che ha tenuto la prolusione dal titolo Finalità e vincoli nell'economia d'azienda. Alla prima inaugurazione di un anno accademico nella storia dell'Università di Teramo, dopo la sua separazione dalla D'Annunzio, partecipò l'allora Presidente della Corte Costituzionale Antonio Baldassarre. La cerimonia si tenne il 18 marzo del 1995 nell'aula consigliare del Comune di Teramo.